minuti, ma ne dovrei avere 40 per dire tutto quello che vorrei dire. Lei giustifica la richiesta dei pieni poteri con il fatto indubbio che lei non è stato eletto dagli italiani, ma l'aggiorno, la nostra Costituzione lo prevede. Conte è stato l'ultimo presidente del Consiglio non eletto prima di lei, ma abbiamo un lungo elenco: Carlo Azeglio Ciampi, Lamberto Dini, Giuliano Amato, Mario Monti, Matteo Renzi e Draghi Mario. Non per questo si sono invocati pieni poteri, non esplicitamente almeno. Lei parla di velocità dei provvedimenti, di tempestività, noi leggiamo solo mancanza di dialettica parlamentare e spregio delle opposizioni. Lei lamenta i distinguo e le divisioni, noi la sua ostinata negazione di qualunque dialettica parlamentare, come se fosse un amministratore delegato in un'azienda finanziaria. Esprimendo estremo spregio per le istituzioni costituzionali e mancanza di senso dello Stato, lei si è recato dal Presidente della Repubblica rassegnando le dimissioni dopo aver intascato due fiducie dalle due Camere in due giorni. Poi ci viene a dire che è qui perché risponde agli italiani che le chiedono di restare grazie al sostegno di 2.000 sindaci. 2.000 su 7.904. Cita la necessità di riforme urgenti che ci sta infliggendo con una velocità inaudita, picconando la democrazia parlamentare. Denuncia giustamente la gravissima crisi economica e sociale causata dalle vostre scelte scellerate in politica estera. Mentre a Trieste stanno delocalizzando altre aziende, tra venerdì e giovedì ci saranno grandi manifestazioni su questo. Altri lavoratori finiranno miserevolmente disoccupati, ma lei invoca ancora flessibilità del lavoro in uscita, mentre ferma da ottobre la nostra legge sulle delocalizzazioni. In Campania, entro fine anno, ci saranno, ministro degli esteri, 500.000 nuovi disoccupati. Eppure il Presidente rassicura che avremo l'autonomia differenziata, di cui purtroppo conosciamo lo scellerato disegno in discussione. Ci presenta un piano energetico che offende l'intelligenza degli italiani. Il gas dell'Algeria, guarda un po', in buona parte viene dalla Russia, rientra nelle stesse tasche, a costo nostro però. I rigassificatori e il gas di scisto, capisco che qua non tutti lo conoscono il procedimento, viene dagli USA e a costi altissimi, concludo Presidente, in termini economici e in termini ambientali di clima. Le centrali nucleari a causa dei cambiamenti climatici stanno per chiudere anche in Francia. Parla di libertà e democrazia e sventola i valori d'Europa mentre stringe la mano di Orban, a cui l'Europa lascia campo libero sui curdi. Presidente, piuttosto che dentro la NATO, noi siamo una base NATO, strategica per gli Stati Uniti, una colonia americana, e lei a questa colonia chiede poteri assoluti e sfida il Parlamento a piegarsi. Dice che sono gli italiani che glielo chiedono, mentre ribadisce la repressione del dissenso parlamentare nelle piazze. Noi le chiediamo: cosa le hanno chiesto le piazze stracolme contro la guerra, contro le armi e contro la NATO? Grazie.